Anche qua che dire, più il muro è dritto e meglio si va. Perché anche avete visto, con la colla non si riesce a fare il tappo da sole. Adesso si è storto, è colpa sua. No, è dritto come l'uovo questo qua. Sì? Perfetto, o è storto o è fuori bolla a livello. Ah, sì. Impossibile quindi. È il muro storto. Mission impossible. Prossimo fa anche il taglio quindi? Dai, faccio io, dai. Faccio tanto casino. Taglio. Taglio, taglio. Taglio. Ma diciamo che così, se uno guarda e anche prova, sicuramente si ricorda di più. Ma io ho sbagliato di fare. Come hai messo contro quello sulla rete, sull'angolo? Questa qua? Sì. Ma potrebbe essere anche la pietra leggermente. Se si viene a vederla qua, c'è tutta questa punta qua che un po' viene sul tuo. Ciappa! Scusi, ci sposto per cortesia, però ora. Meno di vuoto. Vai zitto. Ti appena una raspa, dai via una raddrizzata. Come? Ti appena una raspa e dare una raddrizzata. Magari. Non è che roba, è finita. Vedi, siccome lui dove sei lo dica oh, questa volta sembrerà una sciocchezza, però il rullino passando così dà una facilità incredibile rispetto a fare con la mano, no? È pieno. Si offre? No, va bene. Scusa, un bel
perfetto. Non so prendere la virgola. La pietra, la mia, il dottore. Ah, le minacce precise, se non si vede. Però dopo è meglio tornare a mettere un po' di colla, perché sennò non ha quella presa iniziale, un po' di polvere, ok. All'incirca siamo su 40 euro al metro, però bisogna mettersi appunto la colla, però non va questa colla qua, ma va la colla quella che abbiamo visto l'altra volta, mediamente sì, però non si può proprio paragonare le due cose, che sono completamente diverse, ecco. La sua amorosa di Luca sa che tu lo fai fuori a te, Nessuno. Puri.
dall'altro lato. Con quelli là il muro è storto, quindi anche questi qui qua fa questa fuga qua, quindi anche lui lì lo mandiamo a casa. Sì, sì, no, neanche lui. Sì, sì. Ecco, sì. 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 Dopo sul foglio Luca sul foglio. Sì. Sentite la linea. E comunque sì, il discorso lì potete sempre vedere che questa zona qua sia dritta. Prima che arrivate voi avevo dato via una lisciata, però comunque se non è dritta, quello potrebbe essere una soluzione ferroviale. I fogli sono praticamente a squadra. Quelli sì, quelli sì, quelli non si sbagliano. Però se sbaglio io di tagliarli, ad esempio. Quello sì, è un altro discorso questo. Qua è difficile tagliarli perché comunque abbiamo uno spigolo che si comanda, quindi dobbiamo cadere appunto lì. Qua andare a tagliare e a rifiliare qua, bisogna stare attenti di non tagliarli più. Allora, sì. Dopo queste piccole fessure, anche il liquido quello impermeabile, va comunque a chiuderle. Non mettiamo dopo il liquido, no? No. Venuto per quello, io. Tocca aspettare. Io che invitavo a cena dopo. Sì, ma cucino sì, io però. Se cucina fatto. Come lavora, ti buono. Allora, io continuo questa zona qua. Intanto Alessandro comincia a far vedere le pitture. Ah, eccomi qua. Bravo. Sono Alessandro, reparto vernici. Adesso ci occupiamo della parte più noiosa di tutto il lavoro, quindi andare a coprire tutto ciò che non dobbiamo sporcare. Allora, cose necessarie, teli trasparenti, in questo caso sono tre teli da 4 m x 5. Per facilitarci il lavoro e andare a coprire queste piastrelle possiamo usare questi teli qua che hanno già il nastro carta incorporato. Non dobbiamo fare nient'altro che srotolarlo pian pianino e iniziare ad incollarlo. L'importante è cercare di utilizzare un solo pezzo di nastro, quindi non andare a fare pezzettini alla volta, continuare a iniziarlo e finirlo subito. Adesso si va via anche bene. Possiamo iniziare a srotolarlo. Qui
questi sono molto comodi, ce ne abbiamo di varie dimensioni. Questo qua arriva fino a 55 cm. Per fare soffitti eventualmente ci sono quelli alti 2,70 m, quindi che riescono a coprire tutta la parete, compresi i mobili. Dopodiché si rifinisce con uno di questi teli. Così andiamo a coprire anche il pavimento. Eventualmente ci attacchiamo anche direttamente qua, così anche la parte sotto è coperta. 10 metri, 5 metri. Senza la colla, il disturbo, le ferite, le tecniche. Se dobbiamo fare di due colori, magari qua io voglio farlo color crema, qua voglio farlo bianco, e non voglio andare al di qua con il color crema, cosa faccio? Metto un nastro, adesso vi faccio giusto un esempio, oggi faremo tutto di un colore. Per non far andare il colore sotto, prendiamo il colore bianco e lo andiamo a sporcare. Dopodiché facciamo tutto color crema. E cosa ha fatto il bianco? Mi è andato a chiudere i pori che lo scotch non riesce a coprire. Ok? Appena finito di pitturare, però, via immediatamente. Se io lascio asciugare la pittura sul nastro, mi va a tirare via la pittura anche se è seccata. Ok? Stesso discorso si deve fare su tutto il rifilo delle piastrelle. Stesso consiglio, utilizzare un pezzo di scotch comico. Ok? Thank you.